due grandi e antiche civiltà si stringono la mano nelle persone dei loro massimi rappresentanti. Il presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi, è stato il primo a porgere il benvenuto ai reali degli Elleni, che sono tra noi in visita ufficiale. Durante tutto il percorso del corteo, due fitte ali di folla applaudente hanno acclamato gli augusti ospiti con il calore della sincera simpatia. Ai piedi dell'Arco di Costantino, il sindaco Ciocchetti ha porto a re Paolo e alla regina Federica il saluto di Roma, una città legata alla Grecia da tanti vincoli di storia e di cultura. Infine, sempre fra gli applausi della folla, i sovrani si sono diretti al Palazzo del Quirinale, dove saranno ospitati durante il soggiorno romano. Una nuova luminosa giornata per la bandiera della nostra marina mercantile. Tutto è pronto ai cantieri di Muggiano per il varo della motonave da carico Carlin Fassio, di 7.000 tonnellate di stazza. La flotta commerciale italiana ha così largamente superato il traguardo dei 5 milioni di tonnellate, il che significa che siamo prossimi a raddoppiare il tonnellaggio d'anteguerra. A Mani Infantili ha affidato il compito di recidere l'ultimo legame che trattiene a terra il gigante. La Carlin Fassio scivola sicura verso il suo naturale elemento e per la prima volta avverte sui suoi fianchi d'acciaio la salsa carezza del mare. La nuova unità è lunga 152 metri, larga 20 e può raggiungere una velocità di crociera a pieno carico di 16 nodi. A vederli così, questi bimbi riuniti in un parco d'Amburgo possono apparire graziosi ma del tutto normali. Non è così. L'eccezionale consiste nel fatto che essi sono nati tre alla volta. Sono trigemini, cioè. 33 triplette, tutte 33 d'Amburgo. La simpatica manifestazione si è svolta in occasione della giornata della mamma. Le statistiche affermano che un lieto evento trigemino si verifica una volta ogni 7.226. Un padre di tre gemelli ha preso la notizia e affermato: non mi lamento dei miei tre diavoletti, ma avrei preferito arrivare 7.225.